Oggi non sentiamo la puzza del TMB, però se apriamo le finestre ci arriva la puzza di Malagrotta. Giusto a titolo esemplificativo, dal 2018 ad oggi sono stati più di 3.000 gli interventi dei vigili del fuoco su impianti che sono andati a fuoco. Allora, io dico una cosa, questo impianto è nato male ed è nato in un posto che non doveva nascere. Adesso sbagliare è umano, secondo me perseverare diventa diabolico. Per cui dico una cosa, cos'è che puzza? Soprattutto l'organico. Ebbene, noi ci siamo mossi perché l'organico abbia una destinazione diversa rispetto a quella che ha oggi. Che cosa è stato fatto per incentivare le compostiere domestiche, le compostiere di comunità, le compostiere di un consorzio di comuni? Perché noi non abbiamo bisogno che da Staiti parta un furgone e porti l'organico a Siderno, perché a Staiti, io dico Staiti per dire uno dei paesini più, a parte le difficoltà economiche che ha un paese come Staiti o come tutti i piccoli paesi, ma pensate a che cosa significa far muovere un camion per portare 20-30 kg di organico, quando invece l'organico potrebbe essere benissimo tenuto ognuno nel proprio giardino. Io no, non ho visto da questo punto di vista, cioè noi non saremmo arrivati al punto di dover progettare un ampliamento perché arrivi tutto l'organico a Siderno, quando noi l'organico potremmo benissimo trattarlo in maniera completamente diversa. Io credo che questa sia la linea principale. Poi per quanto riguarda il resto, io non voglio soffermarmi su quelli che sono i dettagli tecnici di questo impianto. Personalmente dico solo che sulla Fiumara Novito sono state fatte cose che non dovevano essere fatte, a cominciare dal depuratore e poi a finire all'impianto TMB, perché è un sito di interesse comunitario che si chiama Vallata del Novito e Monte Mutolo.